400 anni fa, il 17 giugno 1613, nasceva a Torino il conte Amedeo di Castellamonte, grande architetto del barocco italiano, uno degli uomini che ha dato all'antica capitale sabauda il volto che, almeno in parte, mantiene tuttora. Per ricordarne la figura, si tiene un convegno internazionale al Castello del Valentino e alla Reggia di Venaria dall'11 al 13 novembre. L'evento è stato preceduto a Palazzo Lascaris da una conversazione su Amedeo di Castellamonte per presentare in maniera semplice e chiara l'importanza di tale figura per la storia del Piemonte. Come nasce l'idea di questo convegno? Ma l'idea nasce perché sono 400 anni dalla nascita di Amedeo di Castellamonte, quindi innanzitutto un'occasione di anniversario e poi perché si tratta sia per Amedeo sia per suo padre Carlo di due delle figure che hanno più di ogni altro contribuito a disegnare Torino. Basti ricordare via Po, Piazza San Carlo, via Roma, ampliamenti della città fatti da loro. Nonostante questo, i due Castellamonte, Amedeo in particolare, sono pochissimo conosciuti e ancora meno ricordati. Sono gli architetti che hanno dato in gran parte il volto a Torino, quel volto su cui poi lavoreranno Guarini, Juvarra con i loro capolavori, ma la città in gran parte l'hanno disegnati i due Castellamonte. Ricordarli oggi vuol dire capire un punto fondamentale di Torino e comprendere il passato per capire il presente è anche uno dei compiti sia degli storici sia dei politici in un certo senso, quindi Venaria e il Consiglio regionale insieme in questa operazione ci sembra importante. Chi è Amedeo di Castellamonte? Beh, Amedeo di Castellamonte è un architetto sicuramente importante che già i contemporanei celebrano ricordando la sua grande impresa progettuale della Venaria Reale. Però il riferimento a Venaria non esaurisce l'attività di Castellamonte, che è sempre presente come ingegnere ducale non soltanto nella città capitale del Ducato ma anche nelle fortezze del territorio. È l'architetto di Via Po, è l'architetto che lavora al Castello del Valentino, solo per citare alcuni dei suoi progetti più importanti.